Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle, il primo venerdì del mese, il mese di giugno, che è il mese dedicato al Sacro Cuore. Questo è un tempo propizio e favorevole, faremo modo, man mano che ci avviciniamo alla festa, magari anche utilizzando un pochino gli spazi di meditazione delle ore di adorazione del giovedì, di concentrarci un po', soprattutto il giovedì della Vigilia, della festa del Sacro Cuore, a meditare su questo grande mistero. Il mistero del cuore di Gesù è il mistero di amore infinito, donato e offerto agli uomini, e purtroppo di amore, nella migliore delle ipotesi, non corrisposto, nelle peggiori delle ipotesi, proprio ignorato, quindi di indifferenza, e nella più brutta ancora, profanato, calpestato, disprezzato. Cosa di cui Gesù ha espresso il dolore e la sofferenza parlando della liberazione del Sacro Cuore, e anche il desiderio di qualche anima buona, innamorata di Gesù, corrispondesse all'amore con amore, non soltanto per se stessa, ma anche riparando ingratitudini, indifferenze, freddezze altrui. Ecco, oggi la Chiesa nella liturgia ci propone due grandi innamorati di Gesù: San Paolo. San Paolo negli ultimi atti della sua vita terrena, processo davanti al procuratore Festo, dove San Paolo, anziché tornare a Gerusalemme, si appella a Cesare e quindi va a Roma. Ricorderete nei giorni scorsi, come Gesù gli aveva predetto, è necessario che mi renda testimonianza anche a Roma. A Roma l'amore di San Paolo, l'amore ardentissimo nel cuore di San Paolo verso Gesù, sarebbe stato coronato, come tutti sappiamo, dal martirio, appunto per decapitazione, appunto perché era cittadino romano. E poi abbiamo le dichiarazioni di amore di San Pietro a Gesù, che sono, come dire, provocate dal Signore stesso. Fin dai tempi della patristica, tutti gli interpreti spiegavano proprio il senso di questa triplice domanda di Gesù, così va a capire cosa significa riparare. Che cosa intende Gesù quando chiede riparazione? Quante volte Pietro aveva detto io non ti conosco? 3 volte. Quante volte Gesù gli chiede mi ami tu più di costoro? 3 volte. Quindi capite che significa? La riparazione è proprio un concetto che ha a che fare con la giustizia, cioè hai fatto questo, vado a far contrario. Capite? Molta gente non ama Gesù e io loro lo amerò un pochino di più. Farò, che ne so, un'ora d'adorazione di Paratrice, e c'erano alcuni santi, questa è una cosa molto bella, Santa Veronica Giuliani, Santa Margherita, quella del Sacro Cuore, che secondo me mettevano davanti l'immagine del Sacro Cuore, facevano 33 confessioni di riparazione durante le differenze della gente che non si mette in ginocchio, dei maltrattamenti fatti verso l'Eucaristia, eccetera, eccetera. Tante cose, qui la fantasia, quindi quando uno è innamorato, lo sapete, quando uno è veramente innamorato, fa le follie d'amore, insomma, i santi hanno fatto tante, proprio perché erano appunto innamorati. Però quello che ci dice questa liturgia, quello che ci dice anche questo mese, e quello che ci ha sempre insegnato la Chiesa, quello che ci insegnano i papi, in continuazione tutti, nessuno escluso, è che per noi credenti il cuore della vita cristiana è l'amore personale a Gesù. Un cuore che non ami Gesù, quindi che sia anche il rapporto con la fede, no? Ci sono tanti rapporti che si possono avere con la fede, rapporti molto di circostanza, di tradizione, di abitudine, o comunque freddi, d'accordo? Noi lo sappiamo come è il nostro rapporto con Gesù, o sempre, come dire, mediati. Se uno è innamorato di Gesù, non è che se lo ami Gesù, poi ci devo pensare, se ci devi pensare non lo ami, capite? Perché io sono stato umanamente innamorato, non ero umanamente innamorato, tu dici tu sei innamorato, io non so, sono innamoratissimo, capito? Cioè, non è che ci devi pensare, perché lo vivi. Ecco, quindi chiediamo in questo mese, facciamoci aiutare anche da Maria Santissima, che è la più grande innamorata di Gesù, a rinnovare, ecco, il nostro amore al Signore. L'amore a Gesù veramente concede ogni cosa. Ricordiamo le pagine bellissime di Santa Teresa di Gesù Bambino, quando voleva andare a missione, voleva essere con l'altro, dice, voleva tutto, perché uno diventa apostolo, uno diventa missionario, uno diventa martire, tutto, mi piace tutto. Dice soltanto che sto dentro su queste 4 mura che faccio. E capite, cioè, la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore. Se cessa l'amore verso Gesù è finito tutto, sono finiti i preti, sono finiti i vescovi, sono finiti i martiri, sono finite le missioni,
è finita l'assistenza ai poveri, è finito tutto. E quindi io scelgo nella Chiesa di essere nel cuore della Chiesa, quindi di amare Gesù anche per tutti quelli che purtroppo non lo riconoscono, non lo hanno, dando un dolore a lui, ma dando soprattutto facendo del male a se stessi, perché essere amati da Gesù e amarlo è la vita. Chi non lo ama, la vita non la conosce. Beh, vediamo bene in questa dimensione, in questo mese, in questo primo venerdì, la comunità di Paratrice, che faremo, e chiediamo alla Madonna che ci faccia crescere sempre di più nell'amore verso il cuore sacratissimo di Gesù. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.